Blitz delle teste di cuoio, liberata la studentessa rapita a Torino, era rinchiusa in un piccolo appartamento. Madre e superiore uccisa a coltellate in Val Chiavenna, il corpo è stato trovato all'alba in un parco. Dopo gli ospedalieri in agitazione i medici di famiglia, sciopereranno il 26 giugno. Il messaggio di pace del Dalai Lama allo show di Pavarotti and Friends, gran finale con All You Need Is Love. Pronti alle Olimpiadi di Sydney, i campioni dell'atletica mondiale questa sera all'Arena di Milano. Buongiorno dal telegiornale 3 ore 12. Apriamo il nostro giornale con la notizia della liberazione di Laura Spadafora, la studentessa quindicenne di Torino rapita lo scorso 19 maggio. Siamo carabinieri, sei libera. Con queste parole gli uomini del gruppo di intervento speciale dei carabinieri hanno messo fine al sequestro. Quattro le persone arrestate. Per le ultime notizie in diretta da Torino, Franca De Paoli. Buongiorno a tutti, davanti alla casa di Laura Spadafora, qui sulla collina torinese di Moncalieri, giornalisti, fotografi e molti carabinieri. Nessuno di noi, pur catapultati tutti qui stamane all'alba, è riuscito finora a parlare con la famiglia Spadafora e i militari osservano rigidamente la regola del silenzio. Ma non poteva passare sotto silenzio il modo in cui le teste di cuoio sono riuscite questa notte alle 2:30 a liberare Laura. Un vero e proprio blitz. È stata fatta esplodere anche una carica esplosiva al settimo piano di un palazzo di via Malta 33 nel quartiere semipopolare San Paolo qua di Torino. E lì sono state arrestate, le notizie non sono ancora confermate, secondo alcuni quattro, secondo altri tre, comunque due italiani e due sarebbero albanesi. Una albanese in particolare sarebbe la compagna di uno dei sequestratori italiani e nel sequestro avrebbe avuto il classico ruolo della carceriera. Naturalmente grande sospiro di sollievo in città. Stamattina siamo stati davanti alla scuola che Laura frequentava per raccogliere commenti, ma abbiamo avuto anche lì dei no comment, c'è questa consegna veramente rigida del silenzio. Al momento in cui vi trasmettiamo, stiamo andando in onda, c'è una conferenza stampa al Comando Generale dei Carabinieri, dalla quale potremo sapere ulteriori elementi su come è stato effettuato questo blitz e finalmente forse ci sarà spiegato il perché questo sequestro è stato sempre definito anomalo dalle forze dell'ordine, dagli inquirenti. Prima di restituirvi la linea vi passo la linea a un servizio del collega Gian Mario Ricciardi. L'ha preso adesso dalla radio? Stamattina, sì. A che ora gliel'hanno detto? Non so, stamattina presto mentre ero in chiesa. Così 18 giorni dopo le compagne di Laura hanno saputo dalla radio in classe all'Istituto La Salle della sua liberazione. L'ultima ad averla vista il 19 maggio all'uscita da scuola era stata una cugina che l'aveva accompagnata alla fermata del pullman con il quale la ragazza avrebbe dovuto tornare a casa dove non è più arrivata. Il giorno dopo una telefonata, mi hanno rapita, vogliono un miliardo. Quindi il silenzio e tante ipotesi su un rapimento apparso subito anomalo. Ancora l'appello del padre una settimana dopo, la disponibilità dell'arcivescovo di Torino a farne un altro, silenzio, fino a questa notte. Ed ora nella casa di strada Rebigliasco è un via vai di parenti, amici, inquirenti. E restiamo ancora sulla cronaca, trovata morta, accoltellata questa mattina a Chiavenna in provincia di Sondrio, una suora, madre superiora di una scuola materna. Un omicidio misterioso, ancora tutto da decifrare. Noi siamo in attesa del servizio, le ultime notizie in diretta da Massimo Donelli. Sì, sembra che la vittima, suora Maria Laura Mainetti, 61 anni, si dovesse incontrare con una giovane intorno alle 22. Questa suora era molto impegnata nel sociale, assisteva tossicomani, prostitute e in base ad alcune testimonianze sembra appunto che dovesse trovarsi con una giovane donna che aveva bisogno di aiuto. L'appuntamento intorno alle 22, così lei stessa aveva detto alle sue consorelle senza indicare il luogo. Queste sono le ultime notizie che riguardano le indagini. L'omicidio è avvenuto a Chiavenna, in provincia di Sondrio. Il corpo della suora è stato trovato in un parco alla periferia di Chiavenna.
e sembra, cioè è certo che sia stata accoltellata. Ripeto, l'elemento in più rispetto alle notizie, alle prime notizie di questa mattina, è che appunto è stato appurato che la suora aveva questo appuntamento. Infatti ieri sera era uscita dal convitto, però non ha fatto più ritorno. Grazie Massimo Donelli, naturalmente torneremo su questa vicenda non appena avremo ulteriori aggiornamenti. L'esplosione di San Cataldo vicino a Caltanissetta ha chiarito che il responsabile e il figlio del proprietario del negozio restano ancora invece da chiarire i motivi di questo folle gesto. Seconda notte fuori casa per le famiglie sfollate dal palazzo coinvolto nell'esplosione di San Cataldo. In mattinata vigili e tecnici del comune hanno cominciato la perizia della struttura per stabilire come intervenire. Il palazzo non sembra aver subito danni rilevanti, tranne una prima rampa di scale completamente distrutta. Il sindaco Raimondo Torregrossa ha garantito l'inizio dei lavori in tempi brevissimi, subito dopo il dissequestro da parte degli investigatori. E si lavora ancora per accertare il tipo di esplosivo usato per l'attentato e il movente che avrebbe spinto Gianluca Martorana a distruggere il negozio del padre. Di certo, dopo la malattia del padre colpito da ictus, il ragazzo litigava sempre più spesso con la madre per convincerla a vendere quel negozio. E in quel negozio così odiato Gianluca ha trovato la morte. Con lui altra vittima, una vedova, Michela Bellanca, sopraffatta dalle esalazioni tossiche. La signora, che viveva da sola, ha cercato una via di fuga interna, ma non è mai riuscita a scendere quell'unico piano che la separava dalla salvezza. Sul suo corpo questa mattina è stata disposta l'autopsia, d'obbligo in questi casi. Siamo alla pagina politica, resta sempre alta la tensione in casa dei DS dopo lo strappo in direzione. Intanto il Presidente del Consiglio Amato richiama gli alleati all'unità. Da Montecitorio in diretta Pierluca Terzulli. Sì, come avete detto voi, il Presidente del Consiglio Amato afferma che il governo ha un problema di rapporti con la coalizione che lo sostiene. Una maggioranza dice che non riesce a comunicare con la società. Amato comunque assicura che non tirerà a campare con azioni di breve respiro e non inaugurerà un ciclo elettorale della spesa. Nel frattempo nei DS continuano le polemiche post-direzione. Il ministro Salvi, pur criticando la linea del partito, ha annunciato che non si dimetterà e non si candiderà alla segreteria della Quercia. Il capogruppo alla Camera Mussi assicura che comunque non ci saranno ripercussioni sul governo, anche se definisce incomprensibile l'atteggiamento della sinistra interna. Nel frattempo, stamane al Senato sono cominciate le votazioni sulla legge per la fecondazione assistita. È passato un emendamento DS presentato dalla senatrice Salvato, un emendamento che dovrà in ogni caso far tornare il provvedimento alla Camera. Tra le proteste di alcune componenti della maggioranza, Popolari in testa. A voi Milano. Ancora disagi per gli ammalati. Dopo lo sciopero negli ospedali, ora tocca ai medici di famiglia, ambulatori chiusi per uno sciopero il prossimo 26 giugno. Dopo i medici ospedalieri tocca a quelli di famiglia. Quelli che aderiscono allo SNAMI non apriranno gli ambulatori il prossimo 26 giugno. Protestano contro la mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'accordo per la medicina generale, siglato dai medici con il governo a marzo. Sull'intesa era intervenuto in modo critico il Consiglio di Stato e così l'iter dell'accordo si è fermato. Una vicenda che ricalca quella che ha portato al clamoroso sciopero dei medici ospedalieri di due giorni fa. La Corte dei Conti ieri ha dato via libera al nuovo contratto e i camici bianchi, che hanno scelto la sanità pubblica, troveranno già nella busta paga di luglio gli aumenti promessi. Il nuovo contratto prevede incentivi oscillanti tra le 400.000 lire e il milione al mese in più, a secondo dell'anzianità e del grado. Soddisfazione è stata espressa dal Ministro della Sanità, Umberto Veronesi, per la conclusione del braccio di ferro, così come da parte dei sindacati dei medici ospedalieri. I politici, invece, sono divisi. Il Polo non crede che il governo possa reperire i fondi necessari per coprire le nuove spese, mentre per il centro-sinistra non resta che applicare il contratto. Torniamo alla cronaca, un cadavere carbonizzato in un casolare di proprietà di un boss della Sacra Corona Unita. La vittima, non ancora identificata, potrebbe essere un appartenente alla stessa organizzazione. Sempre senza nome, il cadavere dell'uomo ritrovato carbonizzato ieri sera in un capannone sulla strada tra Surbo e Torre Chianca in provincia di Lecce. I carabinieri e gli uomini della squadra mobile stanno lavorando con interrogatori e perquisizioni per attribuire un'identità certa al troncone bruciacchiato che è stato ritrovato ieri sera dai carabinieri impegnati in un controllo in quella che una volta era una fabbrica di mattoni appartenuta ad uno dei malavitosi più in vista della zona. Unico indizio sul quale lavorare per gli inquirenti guidati dalla direzione distrettuale antimafia, il tatuaggio di un serpente sul braccio destro del cadavere, l'unica parte del corpo non devastata dal fuoco.
Tutte le ricerche svolte però nella notte tra i personaggi della malavita leccese e brindisina non hanno dato alcun esito. Sono tutti presenti anche i 5 pregiudicati scampati qualche giorno fa ad un agguato avvenuto nella stessa zona, al centro di un triangolo piuttosto caldo, quello formato appunto dai territori dei comuni di Surbo, Squinzano e Campi Salentina, nel quale l'anno scorso sono morti 8 uomini per una guerra tra clan che si disputano in alleanza o in opposizione con i gruppi brindisini il contrabbando, il traffico di droga e quello di clandestini, oltre all'eredità di una leadership che i vecchi esponenti della Sacra Corona Unita, tutti in carcere, non riescono più a detenere. È il momento dell'economia, parliamo ancora di virus informatici, questa volta in pericolo sono i telefonini, per il momento però solo quelli spagnoli. Il nuovo virus, che si chiama Timofonica, colpisce attraverso gli short message, cioè i messaggi brevi scritti che arrivano sui cellulari. Il muro di sicurezza della comunicazione via etere è stato abbattuto. Il nuovo virus informatico, che ha il nome Timofonica, contagia i telefoni cellulari attraverso una procedura complicata ma alquanto fastidiosa. L'allarme è stato lanciato in Spagna, dove il batterio digitale è proliferato nei giorni scorsi. A scoprire le modalità di diffusione del morbo e anche i rimedi è stata però una società finlandese che si occupa di protezione dei dati. I tecnici hanno svolto un'accurata indagine e sono giunti a spiegare i meccanismi di propagazione del baco. Alcuni pirati informatici, sulle cui orme si sta muovendo la polizia iberica, sono riusciti a penetrare nell'archivio dei dati del gestore telefonico nazionale. L'accesso al database ha consentito agli hackers di entrare in possesso dell'intera rubrica dei numeri degli abbonati al servizio di telefonia cellulare. Automaticamente un programma corsaro preleva a caso gruppi di numeri dall'agenda e invia agli ignari utenti brevi messaggi di testo, i cosiddetti SMS, con frasi e invettive contro il monopolista telefonico spagnolo. Per il momento tutto appare come uno scherzo goliardico, ma il rischio di un'epidemia da villaggio globale non sembra essere poi più così lontano. Brevemente la situazione dei mercati azionari, borse europee in ribasso questa mattina dopo la chiusura negativa delle piazze americane, prevale la prudenza in attesa della riunione di domani della Banca Centrale Europea che potrebbe alzare i tassi di interesse. E anche a Milano prevale il segno meno, poco fa l'indice Mittel perdeva lo 0,21%. Ancora cronaca, non era accidentale l'esplosione da gas che fece saltare in aria una palazzina nello Spezzino. Non ci furono vittime, ma ora i magistrati accusano una donna di tentato omicidio plurimo. Devastata dalla gelosia, per punire il marito rischiò di distruggere tutta la famiglia, anche se stesse il figlio di 10 anni. Provocò un'esplosione che sventrò la casa. Gravemente ustionati si salvarono tutti. Il fatto risale al 28 marzo scorso, il posto è Romito Magra, nello Spezzino. Ora sulla donna, Antonella, 39 anni, si abbatte una terribile accusa ancora da dimostrare e tuttavia formalizzata dal magistrato inquirente e accolta dal giudice per le indagini preliminari. Tentato omicidio plurimo. Carabinieri e vigili del fuoco notarono fin dai primi accertamenti che qualcosa non quadrava nell'incrocio fra dichiarazioni e riscontri. In questi 2 mesi si sono convinti che la donna portò a letto il bambino, convinta di averlo messo al sicuro, e al ritorno del marito staccò il manicotto del gas e diede fuoco. Questa ricostruzione è diventata la posizione dell'accusa, con quali argomenti e quanto fondamento si vedrà soltanto al processo. Altri 2 terremoti nella notte dopo quello di ieri in Turchia. Questa volta le scosse sono state avvertite in Giappone e in Cina. Solo feriti e danni materiali. Intanto sale il numero dei morti del sisma che domenica notte ha colpito l'isola di Sumatra in Indonesia. 117 le vittime, 700 i feriti. E ora le altre notizie dall'estero sotto il segno di Internet. Come nel film Psycho, questo è il motel isolato dove sono avvenuti diversi omicidi in America. E questo è il presunto assassino, che è accusato di aver ucciso 16 donne contattate per incontri affettuosi con una sex line telefonica e via internet. La polizia del Kansas ha trovato altri 2 cadaveri femminili nascosti dopo gli altri già rinvenuti e sta procedendo alla loro identificazione. Ma sulla scena del delitto le ricerche continuano per scovare tutte le vittime del serial killer telematico. Come nelle immagini finali del thriller di Hitchcock, le ruspe lavorano attorno al lago del motel perché dal suo fondo potrebbero emergere orribili sorprese.
Questa piattaforma non è quella del film Waterworld di Kevin Costner, ma altrettanto inverosimile. Si trova in acque internazionali vicino all'Inghilterra. Durante il secondo conflitto mondiale fu avamposto dell'artiglieria contro i cacciabombardieri di Hitler. Abbandonata nel 60, è stata presa d'assalto da una famigliola, i Bates, che l'hanno trasformata in uno stato indipendente con passaporti, polizia, francobolli. Nonostante gli sforzi della regina di riprenderne il possesso, i Bates hanno resistito e adesso, con un uomo d'affari americano, diventerà la prima località offshore senza tasse per internet, aprendo così nuove prospettive anche all'invenzione dei registi. Attentato suicida in Sri Lanka. Il ministro dell'industria e altre 14 persone sono rimaste uccise dall'esplosione provocata da una persona imbottita di tritolo. La strage non è stata rivendicata, ma sicuramente è opera delle tigri tamil che combattono da anni per la secessione. Un campo nomadi isolato alla periferia di Bolzano, torniamo quindi in Italia. Dopo l'apertura di una strada a grande scorrimento è completamente isolato. Chi vi accede a piedi o in bicicletta lo fa a rischio della vita. Era ampiamente prevedibile. Quando il comune di Bolzano sentenziò che l'unico posto buono per il campo dei nomadi sinti sarebbe stato fuori città all'interno di un triangolo di terreno che rimaneva libero tra le costruende tangenziali, fu facile capire che non un campo si faceva, ma una specie di lager completamente isolato. Ma fino a che la rete di strade a scorrimento veloce, chiamata spaghettata per il suo groviglio che si dipana in diverse direzioni, era ancora in costruzione, proprio lungo i cantieri